Ragazzuoli, bentornati sul mio canale, io sono Laser. Come avrete letto dal titolo, adesso andiamo a parlare di un argomento importante per molti di voi. Questo perché? Perché durante le live, anche magari su Instagram, quando pubblico il post inerente alla maestria di Miko, alla maestria che ho fatto di Charlie e così via, mi arriva sempre lo stesso messaggio. Come faccio a fare 6.000 punti al giorno per me che non gioco tanto, o comunque per me che non ho amici con cui giocare, o comunque un team fisso con cui pushare in continuazione? Eccoci qua, ragazzoli. In questo video vi andrò a far vedere quelle che secondo me sono le migliori tattiche per farmare punti qualora voi non abbiate un team fisso con cui giocare. Ovviamente non sto qui a prendervi in giro, la migliore strategia è quella di giocare 3v3 con un team fatto appunto di persone che conoscete, quindi non con i randomini, in football. Perché vi dico in football e non nelle altre modalità? Perché ragazzoli, foot è la modalità più veloce per una vittoria. Molti possono dire, ma KO, rapina. Ragazzi, foot, se siete bravi potete anche segnare in 20 secondi, fate il doppio gol, 30 secondi fate il doppio gol. Quindi questa è la modalità principale per ottenere punti maestria, perché giocando 3v3 avete la possibilità di ottenere l'MVP. Prendendo l'MVP prendete quei 20 punti in più che sono molto utili. E comunque avete la possibilità, come vi ho detto, di fare magari 2, 3, 4 partite in 3 minuti. Le vincete, ragazzoli, e se siete sulle 750 coppe come me, prendete circa 55 punti per ogni singola vittoria. Poi vabbè, se avete pure l'MVP dovreste arrivare sui 75 punti presi. Però, ricapitolando, se io non ho un team con cui giocare, cosa posso fare? Ragazzoli, lo vedete già dalla modalità in cui sono, lo so, fa schifo a molti di voi, però è una delle migliori per farmare le maestrie. Perché vi dico è una delle migliori per farmare le maestrie? Se voi non avete un team, o comunque non siete in grado di giocare a coppe alte ragazzi intendo 850, 900, 950 coppe, dove letteralmente ottenete 80-85 punti maestria a partita, a 750 in sopravvivenza è quel limite oltre il quale incominciate a trovare tutti quei là che win tradano, quindi che girano, spinnano, vi killano in massa, quindi ragazzoli non andate oltre. Quindi il primo consiglio che vi do io per farmare le maestrie è: avete un brawler ad esempio a oro 1, volete farmare punti, droppatelo verso le 650 coppe, otterrete 45 punti, 50 punti maestria a partita, però siete sicuri di vincere tutte le partite dalle 650 alle 750 coppe. Magari non le vincete tutte, ne vincete 3 ogni 5, va bene comunque. L'importante almeno, ragazzi, è vincerne il 50% di quelle che giocate. Perché se giocate a 800 coppe in showdown, vi annientano. Se giocate a 800 coppe in 3v3 e beccate i randomini, quelli senza mani, perdete tipo 6 partite di fila e incominciate a tiltare. Un'altra piccola tips che vi do, quindi un altro piccolo consiglio che vi do per quanto riguarda showdown, e adesso così ve lo faccio vedere molto velocemente, non c'è bisogno che voi arriviate primi. Voi ragazzi entrate in lobby, ovviamente il consiglio che vi do io personale è di non pushare e attaccare come dei draghi le varie persone, perché è controproducente. Tra l'altro abbiamo in lobby il nuovo brawler, quindi quella l'ha shoppato in anticipo. Gli altri cosa dicono, ragazzi? Spesso e volentieri le persone mi dicono ma io non gioco showdown perché showdown non la gioca nessuno, la giocano gli scarsi. Ma sti cavoli! Ragazzi, a cosa dovete dimostrare? Voi dovete semplicemente farmare maestrie. Quindi voi vi prendete i power up che potete prendere senza schiattare. Ovviamente, ragazzi, non giocate troppo aggressivi. Quel Dynamite che cosa vuole da me più o meno? Bro, cosa volete? Ditemelo. Ditemi tu, subito. Ok, il Dynamite sta giocando aggressivo, ok. Voi giocate tranquilli, incominciate a pushare, andate avanti e indietro, pushare, ripeto, sempre con calma. E molti di voi, appunto, vi dicevo, mi dicono ma non devo arrivare primo per vincere i punti maestria? Assolutamente no. Per vincere i punti maestria, ragazzi, la cosa bella di Showdown è proprio questa. Vi basta arrivare nelle prime 4 posizioni. Cosa significa? Che se arrivate quarti ottenete 10 punti maestria, terzi 20, 40 e 50 fino alla prima posizione? No! Ragazzi, se voi arrivate quarti ottenete 55 punti maestria, se arrivate terzi ottenete 55 punti maestria, primi
55 punti maestria. Ovviamente, ragazzuoli, i punti, vi ricordo, sono proporzionati al numero di coppe che avete. In questo caso ne abbiamo 755, quindi ci darà 55 punti maestria. Qua dentro c'è qualcuno? No, non c'è nessuno. Vedete perché vi dico di giocare sotto? Perché già lì stanno timmando. E a me sta cosa fa impazzire quando le persone timmano. Bro, io non voglio timmare assolutamente. Qua c'è uno e là c'è l'altro. Quindi, siamo quinti, ragazzuoli. Appena voi arrivate quarti, io perché vi dico di arrivare quarti e non primi? Punto primo, perché ragazzi, finisce la partita subito. Punto secondo, perché guardate, siamo arrivati terzi, va bene. Ci andiamo a buttare all'interno della noob. Moriamo, ovviamente, perché all'interno della noob è questo, è quello che ci spetta. E vi faccio vedere come noi andremo a ottenere esattamente 55 punti maestria. Guardate, guardate, incredibile giocata pazzesca. 60, perché? Perché sono arrivato oltre 750 coppe. Quindi 60 punti maestria e abbiamo preso poche coppe rispetto ad arrivare primo. Vi dico questo, ragazzi, perché se voi fate tante partite arrivando quarti, fate magari 4 partite che equivalgono allo stesso numero di coppe che voi avreste ottenuto arrivando primi nella primissima partita. Cosa significa? Che scalate meno velocemente, arrivate meno velocemente alla soglia, quella ad esempio qua, dove trovate quelli che spinnano e timmano insieme, vi incavolate molto meno, lo fate più chill, fate molti più punti maestria, e questo diciamo che è il primissimo metodo se non avete un team. Il secondo metodo, ma questo è sempre, ragazzi, lì lì col tiltare malissimo perché dipende sempre dai randomini, è andare a giocare la ranked. Questo perché? Perché se voi giocate le ranked, ovviamente dipende a che livello siete, perché se siete diamante, oro, mito 1, va bene, potete giocare tranquillamente con i randomini e non impazzite, però la cosa bella delle ranked è che voi potete piccare tutti quei brawler che magari avete a coppe alte, ad esempio dei rank 30, e qua ragazzoli il rank non conta nulla, non è come in foot, in showdown, in tutte le altre modalità che a seconda di quante coppe hai becchi gente più o meno forte. Nella classificata conta solo ed esclusivamente il vostro rank, quindi mito, diamante, leggenda, master e così via. La cosa bella appunto delle ranked è che voi andate a vincere due partite all'interno di una, però alla fine ne giocate sempre due, però guadagnate tanti punti maestria in proporzione al vostro numero di coppe che avete in quel brawler, quindi la maestria in questo caso è sconnessa dal rank che avete voi nella classificata, ma è collegata solo esclusivamente alle vostre coppe. Quindi, ricapitolando ragazzoli, i tre metodi principali per farmare i punti maestria sono: il primo, assolutamente, quello di giocare le 3v3 con un vostro team, soprattutto in Foot Brawl, che è la modalità più veloce per farmare punti e per farmare vittorie soprattutto. La seconda è quella di giocare in showdown solo, cercare di giocare in un range tra le 600 e le 750 coppe, perché vi ripeto, oltre trovate tutti quelli che fanno teaming e vi fanno veramente odiare il gioco, e cercare di arrivare sempre quarti. Poi se una volta arrivate terzi, secondi, primi, ragazzi, ovviamente non cambia nulla. Però più volte arrivate quarti, più punti maestria fate e meno coppe accumulate. Quindi questo è tutto quanto bilanciato. E la terza e ultima modalità per farmare punti maestria in quei brawler dove magari non volete pushare più, li avete troppo alti, è giocare la classificata, perché appunto il numero di punti maestria ottenuto non dipende dal vostro rank nella classificata, ma dipende dal vostro numero di coppe su quello specifico brawler. Detto questo, ragazzoli, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti quale strategia utilizzate per farmare punti, se giocate tutto il giorno, se giocate con un team, se imprecate contro i randomini, perché spesso e volentieri fanno impazzire. Io vi chiedo un pollicione in su per il supporto, mi raccomando, iscrivetevi se non siete iscritti, e noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video e una nuova live. Ciao!